Oh, i capibara! Scommetto che i tuoi social media sono inondati da queste adorabili creature mentre si godono un bagno caldo, sembrando completamente indifferenti ai problemi del mondo. Sì, capisco. I più grandi roditori del mondo non sembrano esattamente acuti con quell'aria zen, ma in realtà sono piuttosto intelligenti. Gli studi rivelano che sono persino più intelligenti dei bambini di 2 anni e dei cani nella media. La questione è che mentre i cani possono essere addestrati, i capibara sono pensatori indipendenti con un loro modo unico di fare le cose. Quindi, se chiedi loro di rotolarsi, probabilmente penseranno «Oh, di nuovo!» e troveranno un loro modo stravagante di farlo. Oppure potrebbero semplicemente decidere di non farlo affatto. Un altro aspetto che contribuisce alla loro intelligenza è la loro complessa comunicazione. I capibara fischiettano quando percepiscono un pericolo, fanno le fusa quando sono felici, cinguettano quando sono in gruppo e digrignano persino i denti quando sono eccitati per il cibo. La lista continua. Immagina solo cosa potrebbero fare se improvvisamente acquisissero un'intelligenza a livello umano in una sola notte. Con le loro uniche capacità vocali, i capibara potrebbero diventare fantastici doppiatori, creando suoni oltre la capacità umana e aggiungendo realismo agli animali nei film, facendo infine giustizia al fatto che il capibara nel film Encanto di Disney non ha una voce. I capibara potrebbero perfino ospitare campionati di nuoto, dato che sono come il Michael Phelps del regno animale. Va bene, forse mi sono lasciato trasportare un po', ma si muovono con molta più grazia sott'acqua rispetto a quanto fanno sulla terraferma. Ah, ricordi quando abbiamo parlato dei capibara nelle vasche termali? Non è solo per fare bella figura sui social media. A loro piace davvero, perché aiuta a trattare le condizioni della pelle e a trattenere il calore successivamente. Quindi con un po' più di intelligenza, probabilmente prenderebbero il controllo delle sorgenti termali e delle jacuzzi, cacciando gli umani. Immagina cartelli che dicono solo capibara, scritti di proprio pugno da loro. Sai quando ti senti giù di morale e all'improvviso il tuo gatto si avvicina furtivamente facendo le fusa e strofinandosi contro di te per sollevarti lo spirito? Non è che questi gatti abbiano una sfera di cristallo per prevedere i giorni uggiosi. Tuttavia, i gatti possiedono questa straordinaria capacità di percepire l'umore del loro padrone. Questo perché captare le emozioni altrui è essenziale per gli animali che vivono in gruppi sociali. Beh, i gatti riescono a riconoscere i comportamenti abituali del loro padrone, quindi possono capire quando qualcosa non va e il loro umano si comporta in modo diverso. Ora, immagina questo sesto senso abbinato a un'intelligenza di livello umano. I gatti aprirebbero il loro centro benessere dei baffi, offrendo sedute di terapia di zampa con perfezione felina. Se rimani senza parole durante la seduta terapeutica, nessun problema. Possono semplicemente fare le fusa sulle tue ginocchia per un'ora, ma ti faranno comunque pagare per questo. I gattoterapisti non avrebbero nemmeno bisogno di piccoli block notes per scrivere le lamentele dei pazienti, perché hanno un'eccellente memoria. Proprio come gli umani, per i gatti è più facile ricordare esperienze significative o estreme, come quando rimasero intrappolati in un armadio o quando gli comprasti il loro primo snack Lick and Lap. Grazie alla loro notevole memoria procedurale e spaziale, i gatti possono richiamare e conservare questi ricordi per 10 anni o più. Che stiano felicemente rotolando giù da una collina o che siano impegnati in un mukbang di bambù, c'è qualcosa nei panda che ci impedisce di distogliere lo sguardo. YouTube è pieno di migliaia di video che mostrano queste creature stranamente affascinanti rotolare in avanti, indietro e persino di lato. Le teorie suggeriscono che rotolino per una serie di motivi, come regolare la temperatura corporea o risvegliare i muscoli che si sono addormentati dopo essere rimasti seduti per lunghi periodi. Ma vabbè, c'è un altro fattore cruciale, la pigrizia. Insomma, perché camminare quando si può sfruttare la gravità e rotolare giù per le colline, no? Se i panda fossero intelligenti quanto gli umani, potrebbero inaugurare la prima scuola al mondo per lavori perfetti per i pigri, come lavorare sui circuiti di motocross, rotolandosi giù per controllare se la pendenza delle rampe è proprio quella giusta. Sarebbero anche campioni nel rilevare quando le persone mentono, quindi potrebbero fare un ottimo lavoro come avvocati, professionisti delle risorse umane o negoziatori. Lo so, spesso li pensiamo come creature in bianco e nero, goffe, e non esattamente protagonisti di Lie to Me. Ma dopo anni di convivenza con gli esseri umani, hanno imparato a distinguere tra espressioni umane arrabbiate e felici. Quindi con un cervello a livello umano, potrebbero facilmente diventare esperti nel leggere le microespressioni.
Cosa diresti se ti chiedessi quale creatura marina è la più intelligente? Scommetto che la prima cosa che ti è venuta in mente è stata delfino. Sì, sono davvero astuti. Ad esempio, i delfini hanno questa mossa geniale in cui usano delle spugne per proteggere il loro naso mentre pescano, e hanno imparato a farlo 200 anni fa. Ma sai chi ha scoperto come usare gli strumenti molto prima dei delfini? Esatto, le lontre marine. Lo so, spesso ci lasciamo distrarre da quanto sono incredibilmente carine mentre galleggiano sulla schiena, ed è facile dimenticare che quelle piccole mani e cervelli possono fare cose pazzesche. Grazie alle loro zampe anteriori, dotate di artigli retrattili e robusti cuscinetti per l'aderenza, le lontre marine possono strofinare, torcere, tirare o strappare oggetti con sorprendente abilità. Quindi non stupirti se le vedi fare cose pazze come nascondere i loro giocattoli preferiti nella pancia o aiutare le persone a pulire le piscine. Questi comportamenti sono davvero divertenti da osservare, ma le lontre hanno anche imparato alcuni trucchi impressionanti in natura, come usare le rocce come martelli per aprire i gusci dei frutti di mare. In un mondo in cui questi cuccioli d'acqua fossero intelligenti quanto gli umani, probabilmente possederebbero ristoranti di pesce a 5 stelle in tutto il mondo. Insomma, hanno delle abilità incredibili nel gestire i gusci duri di creature come ricci di mare, vongole e granchi. Inoltre, il loro gusto impeccabile per il cibo migliorerebbe quando potranno finalmente registrarsi a Le Cordon Bleu. Solo perché il cervello di un elefante è 3 volte più grande rispetto alla media umana, non significa che gli elefanti siano 3 volte più intelligenti di noi. È vero, hanno 3 volte più neuroni, ma solo una piccola parte di questi si trova nella corteccia, la parte responsabile di compiti complessi come la risoluzione di problemi e l'apprendimento. Tuttavia, gli elefanti sono notevolmente evoluti a livello emotivo. Mentre l'empatia è spesso considerata come un tratto distintivo dell'intelligenza umana, anche gli elefanti si mettono nei panni gli uni degli altri. Intendo dire, nelle zampe. Questi esseri sensibili sono capaci di percepire quando i loro amici elefanti provano dolore o si sentono tristi, e offrono conforto quando necessario. Con un'intelligenza più fine potrebbero addentrarsi nel mondo dell'arte, esprimendo le loro complesse emozioni su enormi tele, magari utilizzando le loro proboscidi per creare capolavori ispirati a Pollock. Da un enorme cervello a uno piccolissimo, grande quanto l'unghia del mignolo. Sì, stiamo parlando del cervello del criceto. Questi simpatici piccoli amici sono tra gli animali più puliti del mondo, e non mi riferisco solo alla pulizia personale. A loro piace realmente mantenere pulito l'ambiente circostante, non solo in cattività, ma anche allo stato selvatico. Ad esempio, i criceti scavano profonde tane con luoghi di nidificazione e separano diverse sezioni per i loro rifiuti e il cibo. Se i criceti fossero intelligenti quanto gli umani, trasformerebbero questo disturbo ossessivo-compulsivo della pulizia in un'attività commerciale. Ehi, ecco a te lo Spark Joy Rodent, il primo criceto al mondo a pubblicare un libro, adattando le tecniche di Marie Kondo per mantenere la sua gabbia pulitissima e organizzata. Ehi Rocky, vieni qui ragazzo! Ti aspettavi davvero che la lista finisse senza menzionare i cani? Fammi indovinare, probabilmente pensi che il tuo miglior amico sia la cosa più intelligente su 4 zampe e ti gonfi di orgoglio perché Rocky conosce realmente il suo nome, vero? Beh, Rocky potrebbe essere molto più intelligente di quanto credi. In effetti, i cani possono comprendere circa 165 parole. Nel nostro mondo immaginario, sono abbastanza sicuro che i cani sarebbero i primi animali a inventare un proprio linguaggio complesso, aprendo scuole di lingua Bau in tutto il paese. Posso immaginare i cani seduti a dare interviste televisive, dichiarando di essere stanchi di essere chiamati il miglior amico dell'uomo, preferendo essere riconosciuti come allenatori di gioia. Sì, sono eccellenti nel gestire gli altri e possono persino cercare intenzionalmente di ingannare altri cani e umani per ottenere qualche gustosa ricompensa. Buon per loro, immagino.